A Santa Maria del Cedro, nell'Alto Tirreno cosentino, dove il campanile dello Spirito Santo domina l'intera riviera e il castello di San Michele e l'abbazia benedettina incorniciano un territorio ricco di storia e archeologia, il legame tra il Cedro e gli abitanti della cittadina è stato fin da subito imprescindibile. Il Cedro, infatti, ha sempre rappresentato una possibilità di sviluppo interculturale e socio-economico per gli abitanti del borgo. Il pontile di Santa Maria del Cedro è uno dei simboli rievocativi del legame tra terra, mare e cedro. La sua costruzione risale al 1966, esattamente un anno dopo la posa della prima pietra dello stabilimento per la conservazione e lavorazione del cedro. Dal pontile veniva estratta l'acqua marina, un tempo incontaminata e cristallina, per farla confluire attraverso l'utilizzo di una rete di tubazioni all'interno dello stabilimento. Questo passaggio era propedeutico alla fase di salamoiatura del cedro e indispensabile per la sua conservazione. L'agrume, frutto sacro per i rabbini delle comunità ebraiche, ha avuto nel corso degli anni un'ascesa importante, divenendo prodotto d'eccellenza del paniere Calabria nel mondo, grazie alla costituzione, fin dai primi anni del 2000, di un consorzio. Quando è stato costituito il consorzio del cedro di Calabria, la cedricoltura era in ginocchio. Dai 160.000 quintali di cedro che si coltivavano negli anni 60-70, nel 1982 abbiamo toccato la punta minima di 2.000 quintali di cedro. Ci si è interrogati sul da farsi. La costituzione del Consorzio del Cedro di Calabria, ma anche la costituzione dell'Accademia Internazionale del Cedro, si è posto degli obiettivi di portare una produzione dai 2.000 quintali di cedro degli anni 80 ai 40.000 quintali di cedro. Un altro obiettivo era quello di invertire il trend che voleva che il 90% della produzione venisse trasformata fuori dalla regione Calabria. Un altro obiettivo ancora era quello della diversificazione della produzione, perché fino agli anni 80 il cedro veniva conosciuto come cedro candito, per cui o si vendeva il cedro fresco o si vendeva il cedro salamoiato, per cui tutto il valore aggiunto della trasformazione si perdeva fuori dalla regione Calabria. Nel 2017 c'è stata una calamità disastrosa che ha distrutto il 90% della produzione. I cedricoltori, nonostante il dramma, hanno deciso di ripuntare di nuovo sulla cedricoltura. Per noi il cedro rappresenta la fonte della sopravvivenza. Negli anni passati tutte le famiglie vivevano di questa raccolta di cedri, facevano studiare i figli, facevano i sposalizi e adesso cerchiamo ancora di mantenere questa tradizione e invogliamo i giovani a sostenere questa coltivazione, perché non vogliamo che si perda, perché è un frutto veramente miracoloso. E gli ebrei dicono il cedro ha la forma del cuore, è un frutto sacro. Il consorzio ha avuto la lungimiranza, con non poche difficoltà, di mettere in rete cedricoltori, imprenditori, operatori turistici, aziende di trasformazione, consumatori e mondo della ricerca universitaria. C'è una sinergia con il mondo universitario, soprattutto con il Dipartimento di Chimica, con il Dipartimento di Sociologia, ma non solamente con questi dipartimenti. C'è una collaborazione anche con il CNR, con il CNR di Cosenza, con il CNR di Bari, per cui la formazione, la sperimentazione e la ricerca giocano un ruolo fondamentale anche in considerazione dei mutamenti climatici che ci sono. Sono state proprio le ottime condizioni climatiche della Riviera dei Cedri, il terreno sabbioso e la manodopera attenta e certosina ad avere favorito proprio a Santa Maria del Cedro la nascita dell'agrume sacro, gioiello prezioso, marcatore identitario di un territorio. Il cedro ha le caratteristiche di tutti gli agrumi, però è il padre degli agrumi.
Intanto ha una serie di proprietà benefiche, perché è un energizzante, è un antiossidante, viene utilizzato anche in diverse cure mediche, va bene al colesterolo. Cioè, le proprietà del cedro sono le proprietà caratteristiche di tutti quanti gli agrumi, con una sua fragranza specifica e particolare. Dalla forma ovale e dal colore verde smeraldo, l'oro verde di Calabria, conosciuto in tutto il mondo, viene raccolto con tecniche precise durante alcuni periodi dell'anno. La raccolta normalmente avviene dal 15 ottobre al 15 di novembre, dipende anche dalla fioritura. Anche la raccolta segue la regola benedettina: prega e lavora in ginocchio, e quando poi il contadino incontra la spina è anche una forma di espiazione dei peccati. Il Consorzio del Cedro di Calabria ripete da sempre che il cedro non è un frutto come gli altri, è un frutto particolare, è legato alla cultura ebraica. I rabbini da sempre vengono a Santa Maria del Cedro e sulla Riviera dei Cedri, perché qui vengono a raccogliere il frutto dell'albero più bello. La scuola ortodossa ebraica ci insegna che il cedro è la pianta da cui Eva ha preso il frutto per tentare Adamo, per cui è un frutto particolare che richiede anche un'attenzione particolare. La pianta di cedro produce tanto quanto il contadino la guarda, perché è una pianta che deve essere assistita per tutto l'anno. Il cedro è una pianta che è coltivata in diverse aree del mondo. Quella che stiamo ammirando oggi è una tecnica tutta particolare. Le piante vengono intelaiate, da una parte perché deve essere coperta, perché teme gli inverni rigidi. La pianta non può crescere allo stato libero, perché se una pianta cresce allo stato libero, i frutti naturalmente non presentano questa perfezione, perché fra l'altro ha bisogno anche di un grado di umidità che viene dal terreno. Quindi il microclima, le tecniche di potatura, le tecniche di produzione, quelle di raccolta, formano un tutt'uno, per cui la nostra varietà, la varietà liscia diamante, comunemente detta di Santa Maria del Cedro, è la migliore. Il cedro, oltre ad essere protagonista dell'economia e della promozione di tutto il territorio, è anche simbolo di sacralità e magia. E proprio per studiarne il fascino mistico e la seduzione, nel 1999 è nata l'Accademia Internazionale del Cedro, con lo scopo anche di divulgare la cultura del pomo verde citato nella Bibbia e considerato il frutto simbolo della Calabria. Al cedro, infatti, sono legate numerose storie e leggende. Il frutto, dal profumo intenso e afrodisiaco, è impregnato di aneddoti, significati simbolici che oscillano tra sacro e profano e attraversano più epoche e culture, dagli antichi romani agli ebrei, da Gioacchino da Fiore a Giacomo Casanova, dalla maga Circe alle sirene. Il cedro ha una doppia valenza, una valenza sacra e una valenza profana, che si sta sempre di più internazionalizzando come frutto sacro e anche come frutto profano. Sacro perché è legato, come ormai universalmente si conosce, alla festa del Sukkot, che è una festa nel calendario ebraico, una festa di pellegrinaggio, una delle più importanti, assieme al Pesach e al Kashuot. E poi l'aspetto profano, che in effetti sta acquisendo sempre di più una folta schiera di ammiratori nel campo gastronomico, perché il cedro può essere applicato in ricette culinarie, nel campo della cosmesi, profumi, creme, i profumi soprattutto, e poi anche nel campo salutistico, medico, viene usato anche in diete di smagrimento, di contenimento, e soprattutto nel campo della medicina salutistica. Ma questa è una cosa che viene da lontano, già dai latini, da Plinio per esempio, che ne parlava come cura contro i veleni e soprattutto anche per la pressione. Insomma, ha tante qualità benefiche che vengono portate
in evidenza sempre di più dalla ricerca universitaria e medica in generale. Per conoscere meglio la storia dell'agrume attraverso un percorso culturale e artistico tra agro, mistico e sensoriale, è possibile visitare il Museo del Cedro. La costruzione medievale all'interno del carcere dell'Impresa è diventata per turisti e visitatori un centro polivalente per la coltura e la cultura del cedro. Il museo è un'anima, un'estensione del Consorzio del Cedro di Calabria che si interessa degli aspetti enogastronomici e culturali legati a questo agrume. Un turista che viene qui viene proiettato nell'immediato in un vortice, possiamo dire, di suoni, sapori e suggestioni mediterranee che sono incentrate su questo nostro frutto simbolo della Riviera dei Cedri. Abbiamo la possibilità di esporre al turista sotto varie sfaccettature quello che è un percorso agro, mistico e sensoriale che parte da una visita guidata qui al Museo del Cedro con i nostri collaboratori esperti e le nostre guide. Poi passiamo ad una degustazione di prodotti artigianali a base di cedro, come vediamo qui abbiamo una vasta gamma di prodotti oggi molto diversificata, e passiamo poi con l'esperienza sul campo, perché noi portiamo proprio i visitatori a toccare con mano il frutto all'interno delle cedriere o cedreti, che sono questi campi di coltivazione del cedro, a fargli comprendere quello che in realtà è questo nostro frutto simbolo e caratteristico, ma anche caratterizzante dei popoli che abitano la Riviera dei Cedri. Ed è proprio negli spazi maestosi del Museo del Cedro, salotto culturale di folklore, che dal 6 al 10 ottobre 2021 è tornato, dopo il fermo a causa del Covid, il consueto appuntamento con la festa della raccolta. Una 4 giorni dedicata interamente al cedro che ha visto protagonisti anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Praia a Mare, tra show cooking realizzati da 2 concorrenti calabresi di Masterchef, dibattiti e approfondimenti sull'evoluzione gastronomica del cedro, prodotto versatile nel food, anche con primi piatti gourmet ed ottimi spuntini da aperitivo. I nostri ragazzi hanno elaborato un piatto sicuramente di effetto, sia per cromatismo sia per l'aspetto sensoriale, la qualità dell'abbinamento degli ingredienti, quindi abbiamo cercato di indicare loro la necessità di equilibrare l'aspetto legato alla morbidezza della patata, che è l'elemento, diciamo, principale di questo piatto, con la leggera sapidità ma nello stesso tempo la dolcezza delle mazzancolle, un prodotto che si presta benissimo a questo tipo di abbinamento. E poi fondamentale quella nota acida della buccia di cedro che dà un equilibrio finale di persistenza nel gusto. Uno chef del territorio qui a Santa Maria del Cedro, un passaggio importante dalla, diciamo, dalla tradizione all'innovazione nella cucina. Quanto è importante il cedro nelle ricette dei suoi piatti? Beh, il cedro è importantissimo, guarda, e soprattutto con il percorso che stiamo facendo con l'Accademia e il Consorzio del Cedro di Calabria, la sperimentazione del cedro in cucina per quanto riguarda il salato soprattutto è qualcosa che va valorizzato ancora di più. Va benissimo per quanto riguarda la pasticceria, per quanto riguarda i gelati, le granite, i dolci, il liquore, no? Gli sciroppi, la canditura. Però una strada importante da seguire, lo ripeto ancora perché ne sono convinto di questo, e Federica è nella dimostrazione oggi qui con questi 2 piatti che preparerà, e la strada da seguire è questa, portare il cedro in cucina e presentarlo ai nostri ospiti qui sulla Riviera dei Cedri. Federica, aspirante chef, è stata anche in un noto programma televisivo, Masterchef, l'edizione 10. Un consiglio che lei può darle affinché porti sia la cucina legata al territorio, ma con quel tocco di innovazione in più?
Beh, il mio consiglio che do a Federica, come do a tutti, diciamo, gli studenti, è quello di studiare, quello di tenersi sempre aggiornati, di fare nuove tecniche, conoscenze di territorio, di prodotti, di utilizzare le eccellenze nel piatto. Questo è il mio consiglio. E poi tanta passione, perché senza passione non si va da nessuna parte. Federica, stai per approcciarti allo show cooking con la realizzazione di due piatti particolari in cui ovviamente l'ingrediente fondamentale sarà il cedro di Santa Maria del Cedro. Assolutamente sì, il cedro è protagonista in entrambe le preparazioni, tra cui una assolutamente salata, perché diamo al cedro l'importanza che ha acquisito il limone, perché il limone ormai è dappertutto, nel dolce, nel salato, veramente. E il cedro si presta veramente anche a questo. È buono anche da mangiare così crudo in un'insalata. Io ricordo quando ero piccola, mia madre li comprava e faceva questa insalata di cedro. Quindi sdoganiamolo anche nel salato. Io nella fattispecie preparerò uno spaghettone mantecato con una bisque di gambero aromatizzata al cedro, che verrà poi guarnita con una tartare di gambero marinata con estratto di cedro e zeste di cedro. Quindi il cedro in più sfaccettature, quindi veramente una concentrazione di sapore di cedro. L'altra preparazione è un dolce invece, una cosa un po' più canonica, più anche casalinga possiamo dire, quindi alla portata di tutti. Sarà un raviolo fritto, ripieno di ricotta. Nell'impasto c'è il liquore al cedro e la zesta di cedro, nel ripieno invece ci sarà il canito di cedro, quindi anche qui tante sfaccettature di cedro. Come è andato a cucinare insieme ad una chef come Federica? Cucinare poi un prodotto simbolo del territorio che è il cedro? Beh, sinceramente è stata un'emozione unica, tra virgolette, perché trovarsi sempre vicino a una chef che è stata soprattutto in televisione, ha conosciuto altri chef, avere sempre una con maggiore esperienza a fianco è sempre una grande emozione e sinceramente mi sono trovato molto bene, mi sono divertito oggi. Sono stati due piatti molto semplici, ma nello stesso tempo che rappresentano il nostro territorio. Protagonista qui al Museo del Cedro per un tuo show cooking in cui il prodotto d'eccellenza è appunto il cedro di Santa Maria del Cedro, lavorato con una doppia valenza, sia dolce che salato. Esatto, io ho preparato una preparazione salata che nasce dall'idea della cucina più veloce e da poter replicare facilmente a casa. Si tratta di un finger food, del tonno passato in delle erbette aromatiche insieme a della scorza di cedro gialla e verde, tutto battuto finemente. Il tonno viene passato in questa panatura, chiamiamola, poi arrostito e servito su dei crostini con una maionese vegana realizzata con l'olio del cedro. E poi anche c'è il momento del dolce, non può mancare. Il momento del dolce sarà un dolce molto semplice, anche quello a base di panna e liquore al cedro. È un dolce che fa parte dei pre-dessert, non è un dolce della nostra tradizione perché è una tradizione inglese, è quasi una spuma di panna aromatizzata al cedro nello specifico, molto gradevole da mangiare. La freschezza del cedro e della sua scorza bianca possono essere ingredienti preziosi anche per la produzione di bevande con la creazione di ricette innovative. Abbiamo pensato che effettivamente dovevamo agganciarci a qualcosa di già famoso. E siccome noi abbiamo però un prodotto eccezionale come il cedro, con caratteristiche organolettiche spettacolari, cioè, in definitiva l'idea qual è stata? Di sostituire l'Aperol con il cedro, con il liquore al cedro e un pizzico di sciroppo di cedro. Questa è la base e poi non resta che completarlo con il prosecco e diventa un cedring spritz. Non solo la cedrata è possibile gustare e trovare sul mercato, ma la vera novità nella produzione sul cedro arriva dal beverage, con la creazione di liquori e bibite. I nostri prodotti primari sono i liquori. L'ultima novità è proprio questo, l'Etrog Gin per i Azadar. Significa Etrog in lingua ebraica cedro,
il frutto dell'albero più bello. È un buon prodotto anche perché viene utilizzato soprattutto oggi molto, diciamo, con questo discorso dei cocktail. Tradizione e innovazione, ma ci sono anche altri progetti in cantiere a base al gusto di cedro? Sì, a dire la verità sì, proprio oggi ancora non è in commercio e ho creato un profumo al cedro alimentare, si può utilizzare sia nella cucina ma anche nei cocktail. Sto cercando di fare il tè al cedro e devo trovare le giuste combinazioni di quale tipo di tè si abbina di più con il cedro. Il cedro, grazie alla spinta preziosa dei suoi imprenditori, è riuscito a divenire un alimento ricercato, commercializzato e conosciuto in tutto il mondo per le proprietà benefiche e per il gusto impregnato di sapori e odori di Calabria. Io sono appassionato del cedro e anche del peperoncino e sono venuto qui per scoprire di più. Lo trovo il cedro eccezionale. Per me fantastico e io lo voglio usarlo come un cocktail. Per me questo con il gin o con il vodka sarebbe perfettissimo. Con il cedro si è riusciti a realizzare una linea intera di prodotti, dal cedro candito alla granita, dalla marmellata all'olio, e a introdurre sul mercato una vera e propria linea 2.0 del cedro, che mescola tradizione e innovazione. Dal gelato fruttato fior di cedro alla creazione della prima torta nata durante il primo lockdown. Con le scuole, con i ragazzi che avevano voglia di imparare qualcosa di nuovo, abbiamo iniziato a sperimentare cose nuove fino a giungere alla realizzazione di un gelato particolare, unico, tant'è che è stato registrato anche il marchio di questo gelato perché è il primo gelato in assoluto lavorato con il latte. Fu un azzardo, un tentativo, però che ha dato buoni frutti. È un gelato che si presenta morbido, senza l'aggressività, diciamo, dell'acido del cedro, perché è stato deacidificato. La torta nasce, diciamo, un po' come un'evoluzione di questo gelato, perché se esiste un gelato deve esistere anche un dolce, perché di solito si va avanti così, no? Sulla scia, che ne so, del tiramisù, no? Il tiramisù è un dessert straordinario, conosciuto in tutto il mondo, diventa anche gelato. Quindi ragionando in questo modo siamo riusciti a fare questo dolce utilizzando gli stessi prodotti che usiamo per il gelato, escludendo però stavolta il latte, lavorandolo, diciamo, senza lattosio. L'evoluzione e la crescita lenta ma costante del prezioso agrume ha dimostrato che è possibile trasformare una risorsa come il cedro in una vera eccellenza. È un percorso che non nasce da ieri, è un lavoro costante che nel corso degli anni abbiamo fatto. Lo ha fatto il Consorzio del Cedro di Calabria con una rete di professionisti che hanno avuto la possibilità di esaltare un prodotto di estrema eccellenza e di estrema identità del territorio. Gli show cooking che abbiamo fatto con Federica e Rossella di MasterChef, ma anche e soprattutto con i ragazzi della scuola alberghiera, coadiuvati dai loro insegnanti, e il lavoro che i maestri della Via del Cedro hanno messo in campo è il risultato di un lavoro che viene fuori da un percorso, ma è anche la consapevolezza che maneggiamo una materia che può dare delle risposte estremamente positive per tutto il territorio. Siamo impegnati su questo fronte, si continua su questo percorso, sapendo che siamo sulla strada giusta, e quindi mettiamo insieme tutte quante le energie che partono necessariamente dal mondo della scuola, quindi ricerca, innovazione e sviluppo, per fare in modo che questo territorio possa esprimere sempre più le vocazioni e le eccellenze che in esse ci sono. Il cedro, grazie alla molteplicità dei suoi usi e al profondo significato storico e religioso, per Santa Maria del Cedro e per tutta la Riviera, è un volano importante per lo sviluppo economico e la promozione territoriale.
Il cedro di Santa Maria del Cedro è un marcatore identitario. Per le sue implicazioni di carattere culturali favorirà l'ottenimento dell'obiettivo Diamante Capitale Italiana della Cultura per il 2024.